Andiamo adesso a scoprire come funziona Earth di Google. Earth di Google è uno strumento che ci permette di mettere a disposizione dei nostri ragazzi delle risorse web sotto forma di tour virtuali. Si tratta di un'app di Google. Per utilizzarla, quindi, ci basterà effettuare l'accesso al nostro account di Google, quindi cliccare in alto sulle Google Apps e cercare l'icona di Earth. Clicco sull'icona di Earth. E vengo reindirizzato alla home page di Google Earth. Possiamo accedere direttamente alla home page dalla barra di ricerca Google anche senza bisogno di passare per le nostre app. Sarà comunque importante effettuare l'accesso per poterlo utilizzare. Si tratta sostanzialmente di uno strumento che ci permette di realizzare dei tour virtuali utilizzando le immagini satellitari di Street View. Ma un'opzione molto interessante che è stata aggiunta nell'ultimo anno è quella che dà la possibilità agli utenti di creare i loro propri tour. Ma andiamo adesso a vedere quali sono le funzionalità di Google Earth. Qua a sinistra abbiamo un menu. La prima opzione è quella che ci permette di fare delle ricerche. Immaginiamo quindi, per esempio, di voler andare a Roma, mi basterà digitare Roma nella barra di ricerca e quindi avviare. Come vedete, qui a destra si apre una scheda informativa che mi dà subito delle informazioni riguardo al posto che sto cercando. E un'opzione molto interessante, sempre dal menu qui a sinistra, è quella di scegliere lo stile della mappa. Se io clicco infatti su stile mappa, posso scegliere se avere una mappa pulita, quindi che non mi mostra né confini né etichette o nei luoghi particolari. Potrei invece voler vedere una mappa in modalità esplorazione, visualizzando quindi confini, etichette, luoghi e strade. Potrei voler vedere tutto oppure potrei anche personalizzare la visualizzazione della mappa e quindi scegliere io che cosa visualizzare. Cliccando qua invece in alto sull'icona di Voyager, ho la possibilità di scegliere tra tour virtuali che sono già stati creati da altri e li posso scegliere per categoria. Ma l'opzione più interessante è quella di poter creare i nostri propri tour virtuali. Se infatti clicco qua su progetti, ho la possibilità di creare dei nuovi progetti. Cliccando qua su nuovo progetto, posso sia aprire un progetto da Google Drive o caricarlo dal mio computer, un progetto precedentemente creato da me, oppure posso creare il mio progetto. Lo posso creare sia come file KML, quindi secondo il KOL Markup Language, questo formato mi permette di salvare i file nel mio computer per poi aprirlo utilizzando una web app che può essere Google Maps o app di Google. Ma posso anche salvarlo e crearlo e salvarlo su Google Drive. Questa è l'opzione che io consiglio perché ci permetterà poi di condividerlo più facilmente con i nostri studenti. Clicco quindi su Crea progetto su Google Drive e vado ad aggiungere i miei elementi. Come prima cosa però devo dare un titolo. Potrebbe essere per esempio un progetto sulle 7 meraviglie del mondo. Posso aggiungere una descrizione, che sarà in questo caso una descrizione di prova, e vado poi ad aggiungere i miei elementi. Clicco quindi qua su Nuovo elemento, mi si apre un menu a tendina, posso aggiungere un luogo, aggiungere un segnaposto, aggiungere delle linee o delle forme, ma aggiungere anche delle diapositive a schermo intero, che potrebbero per esempio essere utili per presentare il nostro progetto. Clicco quindi su Diapositiva a schermo intero. Do un titolo alla mia diapositiva che potrebbe essere presentazione progetto, in questo caso un titolo di prova, e qua inserire sempre una descrizione di prova. Come vedete abbiamo un piccolo editor di testo a disposizione che ci dà la possibilità di scegliere lo stile, la forma del carattere e aggiungere se vogliamo anche dei link. Posso scegliere uno sfondo per la mia diapositiva iniziale, che sarà quindi la copertina del tour. Se vado a cliccare qua sull'icona della fotocamera, ho la possibilità di caricare delle immagini direttamente dal mio computer, cercarle da Google, posso caricare dei video da YouTube oppure caricare degli elementi da Google Drive o dalle mie foto. Posso anche inserire dei link esterni. Adesso noi inseriamo semplicemente un'immagine che sarà la copertina del nostro progetto. Digito quindi le 7 meraviglie del mondo, avvio la mia ricerca e scelgo la foto per il mio progetto. La seleziono, quindi clicco su seleziona, la foto è stata aggiunta.
Cliccando qua su anteprima presentazione possiamo vedere subito un'anteprima della nostra copertina. Tornando indietro con la freccia qui in alto a sinistra possiamo continuare a lavorare sul nostro progetto. Continuo a cliccare sempre sulla freccia in alto a sinistra per andare indietro e aggiungo un nuovo elemento. Inizio adesso ad aggiungere i luoghi al mio progetto. Quindi sempre cliccando su un nuovo elemento cerco un luogo da aggiungere, che in questo caso potrebbe essere per esempio il Colosseo. Posso cliccare tra le varie opzioni che mi vengono messe a disposizione. Io clicco sulla prima in questo caso e vengo portato subito al Colosseo. Allora, io posso sia aggiungere un mio segnaposto oppure andare a utilizzare i segnaposto già presenti nell'immagine. Se clicco qua sul segnaposto del Colosseo, mi si apre la solita scheda informativa a destra che io posso modificare con delle mie informazioni. Clicco intanto su Aggiungi al progetto per aggiungere al mio progetto e clicco su Modifica luogo per modificarla a mio piacimento. Quindi il passaggio ulteriore sarà quello di sostituire le informazioni cliccando su Sostituisci. A questo punto posso cambiare il titolo, che potrebbe essere Alcune curiosità sul Colosseo. Posso aggiungere una descrizione o delle informazioni, dei dettagli importanti che voglio dare ai miei studenti, per esempio. Anche in questo caso sarà una descrizione di prova. Poi, sempre cliccando qua sull'icona della fotocamera, posso, come prima, aggiungere sia immagini che video. Immaginiamo questa volta di voler aggiungere un video informativo da YouTube. Clicco su YouTube, digito Colosseo spiegato ai bambini e avvio la mia ricerca. Mi vengono quindi proposti dei video, scelgo in questo caso il primo, clicco poi su Seleziona. Il video è stato aggiunto al mio progetto. Posso anche cambiare lo stile del segnaposto e per esempio scegliere il segnaposto per gli edifici storici. Posso anche cambiarne il colore cliccando qua, potrei scegliere per esempio il colore rosso. Una volta che ho aggiunto le informazioni alla mia scheda, vado su Anteprima presentazione. Questo è quello che comparirà ai nostri studenti, che avranno comunque a disposizione gli strumenti di Street View per la visualizzazione anche in 3D e potranno utilizzare l'omino per andare a visitare il Colosseo da vicino. Veniamo quindi catapultati all'interno del Colosseo, dove possiamo visitare da vicino quindi il monumento. Immaginiamo adesso di voler aggiungere ancora ulteriori elementi alla nostra presentazione, quindi torniamo sempre indietro utilizzando la freccia in alto a sinistra, andiamo ancora su un nuovo elemento e potremo aggiungere per esempio una visita a Stonehenge. Digito qua in alto, sempre sulla barra di ricerca, Stonehenge, avvio la mia ricerca. Vengo catapultato verso la destinazione scelta e come vedete qui a destra si apre la solita scheda informativa di presentazione. I passaggi sono sempre gli stessi. Cliccherò su Aggiungi progetto, cliccherò su Modifica luogo e quindi posso, come abbiamo già visto prima, aggiungere le mie informazioni. Torniamo indietro, vediamo come aggiungere ulteriori elementi. Clicco sempre su Nuovo elemento. E potrei per esempio questa volta voler aggiungere o tracciare una linea o forma. Clicco quindi su traccia, linea o forma. Questo è uno strumento molto interessante. Uno strumento molto interessante se per esempio vogliamo tracciare dei percorsi nelle nostre mappe o mettere in evidenza delle forme. Allora, proviamo adesso a tornare indietro, a cambiare la nostra visualizzazione. Facendo clic per esempio sulla terra di Google, vado di nuovo a una visualizzazione aerea. Immaginiamo per esempio di voler aggiungere le Alpi al nostro progetto. Allora io vado nella barra di ricerca, digito Alpi, avvio la ricerca.
voglio mostrare il confine delle Alpi visto dall'alto. Utilizzerò quindi proprio la funzione traccia, linea o forma. Posso cliccare direttamente qui in basso a sinistra su traccia, linea o forma e per iniziare a tracciare il confine mi basterà posizionarmi in un punto di partenza, cliccare due volte sul tasto sinistro del mouse e iniziare con il cursore a tracciare la mia linea. Per cambiare direzione mi devo fermare, cliccare sul tasto sinistro del mouse e poi continuare il mio percorso. In questo modo i ragazzi potranno visualizzare il territorio occupato dalle Alpi e la forma di questa catena montuosa dall'alto. Quindi salvo il progetto Alpi e lo aggiungo alle 7 meraviglie del mondo. Poi modifico ulteriormente, quindi clicco su Modifica luogo per aggiungere ulteriori informazioni. Come abbiamo già visto, possiamo sempre aggiungere la nostra descrizione. Possiamo aggiungere delle immagini o un video, in questo caso aggiungiamo un'immagine direttamente da Google delle Alpi. Avviamo la ricerca, selezioniamo l'immagine più adatta al nostro progetto e un'ulteriore opzione è quella di modificare lo stile della linea che abbiamo appena tracciato. Potremmo per esempio renderla più spessa, aumentando i pixel, portandoli da 4 a 8 e cambiare il colore. Cliccando su Anteprima presentazione possiamo vedere la nuova scheda che abbiamo creato. Vediamo adesso come potremo concludere il nostro progetto. Quindi clicco sempre in alto sulla freccia a sinistra per andare indietro. E un'idea potrebbe essere quella di aggiungere un'ulteriore diapositiva a schermo intero. Quindi vado su Nuovo elemento, clicco su Diapositiva a schermo intero, perché in questo modo ho la possibilità di aggiungere un testo che potrebbe riguardare, per esempio, le riflessioni finali sul progetto appena visualizzato. Ma un'altra idea potrebbe essere quella di utilizzare questo testo per aggiungere una consegna per i nostri ragazzi, una consegna che potrebbe essere relativa alla realizzazione di un prodotto in riferimento proprio al progetto e alle informazioni che hanno appena acquisito. Il prodotto potrebbe essere per esempio un tour virtuale creato proprio da loro e creato proprio con Google Art. Un'altra possibilità interessante è quella di aggiungere delle risorse esterne come per esempio un quiz o un test finale relativo proprio il progetto, relativo proprio al progetto appena visualizzato. Per aggiungere il link esterno mi basterà cliccare qua su Aggiungi link e inserire qui l'URL della pagina che voglio aggiungere. Come vedete, abbiamo anche la possibilità di aggiungere un link a un elemento presente nel progetto che abbiamo appena creato. Vediamo adesso come condividere il nostro progetto una volta terminato. Quindi torno sempre indietro con la freccetta in alto a sinistra. Ho la possibilità di presentare il progetto cliccando su Presenta. Questa è la visualizzazione che avranno i nostri ragazzi. In basso a sinistra hanno l'indice per poter navigare da una pagina all'altra del progetto. E poi qua hanno le frecce di navigazione per potersi spostare ed effettuare il tour virtuale. Per quanto riguarda la condivisione, invece ci basterà cliccare su questo omino qua in alto con il segno più condividi progetto e inserire l'indirizzo email o di gruppo delle persone con cui lo vogliamo condividere. Se utilizziamo Google Classroom, ci basterà inserire l'indirizzo e il dominio di gruppo. In questo caso inserisco un indirizzo mio, giusto per farvi vedere come funziona la condivisione, perché una volta che noi inseriamo i destinatari possiamo decidere che cosa possono fare col progetto. Possono essere semplicemente dei visualizzatori oppure possono essere editor. Questa è un'opzione molto interessante se vogliamo creare dei progetti in modalità collaborativa con i nostri studenti. A questo punto clicchiamo su Invia. Bene, come avete visto, Google Art è uno strumento che dà grandissime possibilità dal punto di vista didattico. Un tutorial sicuramente non basta per spiegare tutto quello che si può fare. Il consiglio quindi che mi sento di darvi è, prima di iniziare a creare i progetti con la vostra classe, di dare un'occhiata ai progetti creati da altri, quindi esplorare un po' proprio per farvi un'idea delle tante potenzialità di questo strumento.
prima di poterlo poi iniziare a utilizzare con i vostri studenti.